Ferdinando De Giorgi, la nazionale maschile è a Rio, domani l'esordio in questo torneo preolimpico in una sede che per te rappresenta qualcosa di storico, no? Di molto iconico. 33 anni fa, la prima vittoria dell'Italia in un mondiale, che ricordi hai di quelle esperienze? Sì, beh, ieri è stato quando siamo andati a fare il primo allenamento nel Maracanesiño, insomma, è stata una grandissima emozione, rivivere un po' anche il passaggio lì nello spogliatoio. Beh, è rimasto più o meno uguale, nel senso che quello che abbiamo visto è che adesso hanno messo tutti i seggiolini, per cui insomma, da 20.000 sarà diventato 12.000, un pochino più comodo. Però sì, una grandissima, veramente una grandissima emozione e mi sono passate per la testa tante cose. Certo, ho pensato anche che se 33 anni fa mi avessero detto, guarda, tu ritornerai in questo impianto da campione del mondo ancora, ma da allenatore con la tua nazionale. Non ci avrei mai chiaramente creduto minimamente a questa cosa, quindi è stato veramente un grande piacere. Senti, ora però non c'è molto spazio per i ricordi e siete chiamati a questo importantissimo impegno, l'ultimo di una stagione lunga e faticosa. Sì, chiudiamo con sicuramente un obiettivo molto importante di questa stagione, che è appunto la qualificazione alle Olimpiadi. Chiaramente è un torneo un po' particolare, un po' perché arriva alla fine appunto della stagione delle nazionali, dopo un europeo che insomma abbiamo visto tutti quanti abbastanza impegnativo, e un po' perché è un torneo che viene giocato con tante partite quasi consecutive. Noi giocheremo due partite, un giorno di riposo, due partite, un giorno di riposo e tre partite, quindi questi set match saranno tutti match, fondamentalmente rappresenteranno un po', come già ha detto il capitano Giannelli, sono partite secche, cioè nel senso che è un torneo un po' atipico, non bisogna guardare qualificazioni, gironi, ma ogni partita avrà un senso molto importante di portare la vittoria. Quindi verrà vissuta in questo modo con una grande intensità. Credo che sarà un torneo nel quale insomma ci sarà bisogno anche un po' di tutta la squadra, sicuramente perché i tempi sia di recupero sia di gioco sono molto rapidi, veloci. Oltre alla formula, ci sono anche gli avversari che ormai, come d'abitudine per la pallavolo maschile mondiale, tutti di primissimo livello. Sì, tutte le squadre. Allora, noi abbiamo sicuramente un girone impegnativo, perché comunque a parte Brasile, chiaramente squadra di casa, Cuba che è sempre un outsider importante, abbiamo delle squadre che giocano bene a pallavolo, l'abbiamo visto anche nell'Europeo con la Germania, c'è l'Ucraina che è un'ottima squadra, l'Iran che è un'ottima squadra, e poi inizieremo con la Cechia che ricordiamo anche nell'Europeo che abbiamo giocato nel 2021, una squadra impegnativa che insomma bisogna stare lì. Sanno giocare bene a pallavolo. L'unica squadra che scopriremo un pochino è il Qatar, che non abbiamo mai affrontato e che quindi lo affronteremo per la prima volta. Sicuramente è un torneo impegnativo dal punto di vista tecnico, penso che ci saranno partite molto combattute in generale. Chiaramente è un torneo nel quale la continuità sarà determinante, cioè non è tanto. Cioè essere molto lì col palato fine, voglio dire, saranno tutte partite nelle quali bisogna lottare, bisogna portare alla fine e cercare di avere più continuità possibile. Ultima domanda è sull'Europeo da poco concluso in casa, un Europeo che ha rappresentato poi la terza medaglia in 3 anni, no? Insomma, in 3 anni di attività per voi. Qual è però l'insegnamento che va lasciato questo Europeo? Beh, l'Europeo ha lasciato cose importanti sotto molti punti di vista. Intanto un gruppo che continua la sua evoluzione e la sua crescita, perché comunque arrivare in tre finali in 3 anni significa costantemente cercare di migliorarsi. Ci lascia un pensiero importante per noi di essere considerati una nazionale a quale le persone si sono affezionate e che ci seguono con affetto al di là dei risultati. Perché evidentemente abbiamo dimostrato giocando qualcosa che emoziona, e questa è forse la prima medaglia che bisogna vincere. E poi ci lascia il fatto che abbiamo degli avversari che sono forti, che bisogna continuare a cercare di migliorare, però sapendo che abbiamo le nostre qualità, cioè abbiamo le nostre chance. Io già in tempi non sospetti ho detto,
e in questo momento storico nella pallavolo mondiale non c'è una squadra che può dominare perché molte squadre sono vicine e quindi è importante come ci si prepara e come si continua a migliorare.